eccellenti Padova sarebbe in questa condizione, o perlomeno dei valori ci sono anche, però probabilmente le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative da parte di tutti. L'impressione è che anche la condizione atletica stia leggermente migliorando, al di là di quelle che sono le componenti legate alla forza di volontà, carattere, che hanno portato a 5-1 con Lanciano. Sì, no, ma io devo dire che stiamo bene adesso. Dimostrazione dopo tre gare, come l'avevamo avuta anche a Varese, dopo tre gare, una settimana di tre gare, per cui adesso stiamo bene e speriamo che magari gli altri abbiano un calo in questo periodo di stagione, in questo momento, e noi possiamo essere nella fase di fioritura. Spezia Padova, Sassolini, Mancini, da tirarsi fuori. Io sono concentrato sulla preparazione della gara. Io ho passato un anno e mezzo intenso a Spezia, che mi è servito per una crescita sia professionale che anche sotto l'aspetto umano, no, della mia persona. È stato un periodo ricco di soddisfazioni sportive, per cui la ricordo e la ricorderò, penso, fino a quando sarò qua. Con molto affetto. Questo è il bello, il brutto invece. Uguale, sono stati un mese e mezzo molto intenso, intenso dico con gioie, ma anche con momenti particolarmente difficili che comunque siamo riusciti a superare. Che accoglienza pensi di avere da parte della tifoseria? Mi sembra, parlando con dei colleghi, che comunque tu abbia lasciato un buon ricordo. Non lo so, io non sono la persona indicata per dare suggerimenti. Ho lavorato. Starà ad altri decidere se bene o male, qualcosa in dote abbiamo lasciato, qualcosa di importante che ha arricchito, penso, tutti, non solo me o il mio palmarès, ma anche quello della società stessa. Io penso che i tifosi stessi abbiano avuto momenti come i miei personali in cui si è gioito molto e si è anche sofferto per le sorti della squadra. Tornando al Padova, mister oggi si riprende, cosa dirà la squadra? Di Niente, niente. Dirò forse solito. che non dobbiamo ancora per l'ennesima volta dimenticare Cittadella. Ecco, punto. Ascolta, ma qual è la verità secondo te su questo Padova? La verità assoluta penso che non ce l'abbia nessuno, e io non voglio essere o passare per presuntuoso nel dire io so perché, per come. Io non so veramente se il ricordo, se è servito o meno, o in quale percentuale sia servito per affrontare la gara di Lanciano con quello spirito lì. Una componente secondo me c'è stata. E il mio non vuole essere pessimismo, vuole essere una presa di coscienza. In queste ultime gare affronteremo squadre con più o meno qualità tecniche e tattiche delle nostre, ma io penso che la differenza la possa fare, come sempre e come in tante altre partite, l'atteggiamento, il modo in cui andremo ad affrontare, a cominciare da sabato. Io conosco bene il picco, per cui conosco bene l'ambiente che troveremo, conosco bene, o perlomeno in tanti potremo conoscere, le qualità dello Spezia, calcio, tecniche e tattiche. È una squadra molto forte che sta incontrando delle difficoltà, o perlomeno non riesce a esprimersi a dovere, però è una partita molto molto complicata. Senti, Michele, un'ultima cosa per me. Se tu dovessi scommettere sulla salvezza del Padova, in questo Io ho momento, già scommesso hai già quando sono scommesso. venuto a Padova. Ho fatto 4 mesi di contratto. Con la convinzione che li avresti salvati. Sì, ma ho fatto la stessa cosa a Spezia. Quando sono andato lì e ho legato il mio contratto alla promozione, eravamo terzultimi, eravamo terzultimi. Quindi quando si tratta di scommettere qualcosa su me stesso, io scommetto proprio alla grande. Poi questo non vuol dire che si raggiunge sempre quello che si vuole, no? Però l'impegno, la determinazione. Io su me stesso ci scommetto e metto mano sul fuoco. Se tu fossi un tifoso del Padova, di fronte a risultati come quello di Varese, che
poi si accavalla allo 0-4 con Cittadella e al 5-1 con Lanciano, cosa penseresti? Domani aprono il Garda, l'hanno sentito per radio prima, quindi a Garda non sono le montagne russe, no? Cosa penserei? A me dispiace tremendamente, oltre per il derby e per come abbiamo perso, ma perché ha interrotto una serie di continuità, di risultati utili che, se guardiamo, noi abbiamo fatto via Parigi una vittoria, c'è stata la sconfitta, è andato a Parigi un'altra vittoria. Quindi io penso che senza quella sconfitta lì, il Padova starebbe dimostrando poi anche con i fatti una certa continuità che è mancata fino adesso, per cui mi dispiace tremendamente di questo. Ma qual è appunto il vero Padova allora? Guardando appunto queste ultime partite, no? Vittoria 3-0, sconfitta 4-0, si pareggia 1-1 con l'ultima, si batte il Lanciano 5-1. Sì, cioè non, però si pareggia 1-1 con l'ultima, creando 7 palle gol, scusa, concedimi, sbagliando un gol al 92esimo, che dire che ha dell'incredibile è poco. Guardando la classifica sabato dopo, pensando che ci potevano essere 2 punti in più perché era già fatto il gol, perlomeno in questo momento ci sarebbe la sicurezza concreta di giocare il play-out. Noi abbiamo la possibilità sabato di dimostrare che il vero Padova è quello di Varese ed è quello di Lanciano dell'altro giorno, però non dimentichiamoci che l'avevamo detto anche dopo Varese, quindi come sempre il campo è quello che ci darà la risposta e speriamo che di non aspettare la fine per dire qual è forse il Padova migliore.